Come già descritto sul documento di aggiornamento 2015, New Anchorvis mette oggi a disposizione dei suoi clienti un rinnovato kit di librerie implantari. È opportuno soffermarsi su tre punti chiave. Ampliamento della gamma di offerta. Si è esteso il supporto a un maggior numero di connessioni implantari, sia per protesi avvitata diretta, sia per protesi con tecnica da incollaggio. Gratuità del prodotto. Le librerie offerte da New Anchorvis non hanno costi di installazione né di mantenimento e sono disponibili sui tre sistemi CAD maggiormente presenti sul mercato: TriShape, Exocad, Dental Wings. Diversificazione degli strumenti di lavoro. 4 linee di scan abutment con differenti fasce di prezzo e mirate a risolvere esigenze specifiche, come ad esempio l'invio del modello in gesso, compatibilità con i sistemi di scansione intraorale, supporto ai modelli implantari ottenuti in stampa 3D. A proposito del terzo punto, vediamo di chiarire ulteriormente le differenze esistenti fra le 4 linee di scan abutment. Ricordiamo ancora una volta che sulle librerie implantari 2015, a ogni linea di libreria, SQ, HQ, HQ intraorale, AQ, è associata la relativa linea di scan abutment, in modo tale che risulti più facile la correlazione tra codice di libreria e relativo scan abutment da impiegare. Vediamole ora nel dettaglio. La linea SQ è supportata dal kit di librerie implantari SQ 2015, che include ed estende il kit SQ 2014 e il kit Basic 2014 e si basa sulla omonima linea di scan abutment in alluminio a basso costo. Si noti che il progetto CAD di un ponte avvitato, superiore ai due pilastri, ottenuto su sistematica SQ senza l'invio del modello in gesso a New Anchorvis, fa decadere la garanzia di passivazione sul prodotto. La linea HQ è supportata dal kit di librerie implantari HQ 2015 e si basa sulla omonima linea di scan abutment bicomponente PEEK titanio ad elevata precisione. Il kit implantare HQ garantisce più accuratezza in fase di scansione e rende così facoltativo, in una larga parte dei casi, l'invio del modello in New Anchorvis. Si consiglia comunque l'invio del modello in situazioni progettuali critiche e con forti disparallelismi. Oppure, ogni qualvolta sia gradita dal cliente, la verifica di passivazione prima della consegna in laboratorio del semilavorato. Come già anticipato, la linea HQ fornisce un elevato livello di accuratezza dei dati, a patto che vengano rispettati alcuni requisiti di base. Analoghi da laboratorio in perfetto stato. Scan abutment in perfetto stato di pulizia e conservati con cura, lontano da agenti che possano modificarne la forma e la qualità della superficie in PEEK, nonché della connessione in titanio. Prima della fase di scansione, durante il serraggio degli scan abutment sul modello, è opportuno controllare al monocolo la totale assenza di luci in prossimità dell'accoppiamento tra analogo e scan abutment. Il grado di fitting tra scansione dello scan abutment e matematica della libreria implantare deve avere margini di tolleranza minimi. Per una descrizione approfondita delle due linee di scan abutment intraorali, vi rimandiamo alla seconda parte del video. Buona visione!